Teatro dei Pupi è riconosciuto dall'UNESCO come capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Nelle sue forme più classiche, lo spettacolo dei Pupi prende forma a metà dell'Ottocento, quando vengono messe in scena storie di banditi e santi, ma soprattutto le vicende dei paladini di Francia. Riccamente decorati e cesellati con una struttura in legno, i pupi hanno delle vere e proprie corazze e grazie ai fili e alle articolazioni snodabili compiono dei movimenti. Sono i pupari che animano i pupi, danno loro voce e sentimento. I pupari sfruttano la suspense e dividono la rappresentazione in più serate che devono necessariamente culminare con una scena di battaglia. Nell'opera dei pupi si trasmettono ancora oggi stili e comportamenti del popolo siciliano, come la cavalleria, il senso dell'onore, la difesa del debole e del giusto, la priorità della fede. Le geste dei paladini e il ciclo carolingio sono tra le tematiche trattate dai pupari, ma anche le storie della Gerusalemme liberata di Carlo Magno e alcune scene hanno popolato le sponde dei carretti siciliani. Ma anche i biscotti al pupillo, i pupi zucchero, fanno conoscere e innamorare i bambini che poi vanno a riempire i teatri. Le scene si svolgono davanti ai fondali colorati, tra suoni di spade e fili con musiche che esaltano le azioni e il punto, la voce, che narra e fa sognare. A Palermo sono ancora tante le famiglie di pupari, ma Mimmo Cuticchio dal 1973 ha reso internazionale il suo teatro di pupi. Venite pure ad affrontare il conte Orlando! Venite a cento, e la mia spada durlindana vi taglierà a filo! Il divento!